Vi saluto con la pace del Signore. È ancora una gioia poter insieme a voi meditare la parola del Signore, come il Signore ha messo nel mio cuore, questo passo che leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 5, dal versetto 17. Così dice la parola. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare, di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura tra le tegole, lo cararono giù con il suo lettuccio, in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Egli, veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare, dicendo: «Chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua». E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». Fin qui la parola del Signore, un episodio conosciuto per quanti in maniera metodica e regolare leggiamo la parola del Signore, un miracolo tra i molteplici che Gesù ha fatto nel suo ministero terreno. Alla fine di questo incontro, di questi uomini con Gesù in mezzo alla folla, tutti pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». Ecco, questo oggi, cari fratelli e sorelle, possiamo dirlo anche nei giorni odierni, anche ai nostri tempi, perché oggi la potenza di Dio è con Gesù, perché Gesù è Dio e lo è per compiere guarigioni, lo è per perdonare i peccati. Signore può fare ogni cosa perché ha dato la sua vita per noi su quella croce ed è risorto. È alla destra del Padre, prega per noi, intercede per noi e vede la nostra fede così come vide la fede di quegli uomini in quel giorno. E questo episodio è un esempio splendido di come la fede dovrebbe essere, anche per noi, fratelli, una fede che non guarda ostacoli, una fede che non si lascia intimidire da grandi teologi, che, ahimè, indirizzavano le persone, sacerdoti. Abbiamo letto che c'erano lì presenti farisei e dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea. Una fede che non si fa intimidire da questo, che non si fa ostacolare dalla folla e nemmeno dagli ostacoli fisici. In una parola, fratelli, per essere esauditi da Gesù, bisogna avere una fede che non guarda ostacoli e guardare solo ad un obiettivo, quello di arrivare davanti a Gesù. Ma la fede da sola certamente non basta, è necessaria, ma non basta. E quello che è straordinario è che quando la nostra fede incontra Gesù, incontra anche la sua potenza. La fede unita alla potenza di Gesù di compiere guarigioni fa nascere il miracolo nella nostra vita. Ed è quello che accadde in quei giorni. La parola ci dice che la potenza del Signore, sto leggendo il versetto 17, la seconda parte, era con lui per compiere guarigioni. La potenza di Gesù è ancora in mezzo a noi perché Gesù è vivente ed è ancora operante nella nostra vita. E
E quegli uomini non guardarono gli ostacoli che si trovavano davanti. C'era una folla davanti alla porta e non potevano entrare. Non avendo trovando modo di introdurlo a causa della folla, dice la parola, versetto 19, salirono sul tetto e fatta un'apertura tra le tegole lo calarono giù con il suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Non gli importava nulla di tutto il resto. Salirono sul tetto, scoperchiarono il tetto perché il loro obiettivo era arrivare davanti a Gesù. Forse ultimamente hai pregato il Signore, hai chiesto al Signore di farti una grazia, ma non hai avuto la forza di portare fino in fondo la tua fede perché hai visto degli ostacoli, forse la folla, forse qualche fariseo. O forse una casa col tetto da scoperchiare. Il Signore desidera oggi vedere la tua fede per poter operare nella tua vita, come operò per quegli uomini. Perché quando il lettuccio fu calato davanti a Gesù, la parola ci dice al versetto 20: egli, veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Gesù vede. Gesù vede ogni cosa, Gesù vede il tuo cuore, Gesù vede la tua disponibilità, Gesù vede la tua perseveranza, Gesù vede la tua consacrazione, Gesù vede se tu lo ami e fino a che punto lo ami. Gesù aveva visto tutto quello che avevano fatto quegli uomini, e che era indizio di fede. Ha visto le opere che sono accompagnate, che accompagnano la nostra fede. Non basta dire io ho fede in Gesù, bisogna fare, bisogna muoversi, perché la fede senza le opere è morta, dice la parola in Giacomo. E subito disse a quell'uomo: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché non disse subito alzati e cammina? Perché la cosa più importante, fratello, sorella, per Gesù non è la guarigione del corpo, ma quella dello spirito, quella dell'anima, la guarigione dell'anima, che è afflitta da quella malattia che si chiama peccato. Gesù desidera portarci con sé nella gloria e non ci andremo certamente col corpo e col sangue, con la carne, ma la nostra anima andrà al Signore, col Signore, se i nostri peccati saranno perdonati. I tuoi peccati ti sono perdonati. E come sempre accade, ci sono quelli che sono increduli e cominciano a cercare il pelo nell'uovo. Guarda caso, erano proprio quei farisei che magari potevano mettere in soggezione la folla, ma non misero in soggezione quei quattro uomini che portavano il paralitico. E allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: che cosa pensate nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure dire alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. E subito, subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Non solo Gesù dice: io ho il potere di perdonare i peccati, ma te lo dimostro pure. E per dimostrarti che io ho il potere di perdonare i peccati, farò una cosa che nessun altro può fare e che nessun altro può dimostrare. Ti dico: alzati e cammina. Caro fratello, sorella, è quello che dice il Signore a me e a te quest'oggi. Abbi fede, una fede che non guarda ostacoli. Cerca di arrivare con tutto te stesso davanti a Gesù, con tutti i tuoi difetti, e dire: Signore, perdonami, Signore, aiutami. E il Signore non solo ti perdonerà se hai qualcosa da farti perdonare, se il tuo peccato ancora ti affligge, il Signore ti perdonerà, ma guarirà anche il tuo corpo, perché l'opera che il Signore vuole fare per ciascuno di noi è un'opera completa. Il Signore vuole guarire lo spirito soprattutto. Vuole guarire l'anima soprattutto, ma vuole guarire anche il corpo, perché è anche per questo che il Signore è andato alla croce. Isaia 53 dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti e siamo stati guariti al 100% nell'anima e nel corpo. E se noi faremo quello che hanno fatto quegli uomini, magari non materialmente, oggi i nostri tetti non sono più
come quelli facilmente scoperchiabili. Non è questo che ci chiede il Signore, ma il senso è quello di fare ogni cosa, di guardare solo a Lui, di non guardare a destra né a sinistra, di avere una fede che non guarda ostacoli. E arriveremo davanti a Gesù nella preghiera, il Signore opera per noi. E come quegli uomini quel giorno dissero quella frase, anche noi, fratelli, oggi possiamo dire la stessa cosa. Pieni di spavento, loro dicevano, ma per noi non è spavento, per noi è una gioia e sarà una gioia perché conosciamo Gesù. Dicevano, oggi abbiamo visto cose straordinarie. Oggi, in Cristo Gesù, con la fede giusta, quella operante, che non guarda ostacoli, possiamo vedere ancora cose straordinarie perché Cristo Gesù è operante. Egli è lo stesso e lo sarà in eterno. Dio ci benedica, fratelli.